Il cinema per me è arrivato tardi nella mia vita, è arrivato come sintesi tra tantissime passioni che avevo sempre avuto, la musica, la pittura, il teatro. È arrivato tardi proprio perché non avevo la possibilità fisica di avere un cinema nei dintorni di casa mia. E quando è arrivato è stato un'esplosione, ero incredula che l'essere umano avesse questa possibilità di regalarsi il vedere il mondo con gli occhi di un altro. E forse se c'è una possibilità di pace nel mondo è quella, è riuscire a vedere veramente con gli occhi di un altro. E questa andrebbe protetta questa possibilità in modo che possa essere accessibile per tutti. Il cinema non è solo staccarsi dalla realtà e quindi dimenticarsi di sé, ma anzi crescere e entrare ancora più profondamente nella realtà da un altro punto di vista, aprire delle finestre laddove prima c'era un muro, è andare oltre la propria immaginazione. Sempre diciamo che la nostra immaginazione ci fanno sempre crescere a scuola dicendo che l'immaginazione è un tripudio di possibilità. È la cosa più incredibile che ci è capitato di avere, ma la nostra immaginazione è limitata. Quello che è illimitato è la possibilità dell'immaginazione di incontrare la realtà. E è in questa relazione che c'è un'ampiezza incredibile nel momento in cui la nostra immaginazione incontra un'altra realtà e attraverso questa realtà altre immaginazioni. È più bello vedere le cose insieme, cioè è più bello andare al cinema perché fare le cose insieme è più bello. E spesso si parla di difendere il cinema perché bisogna difendere gli autori, i registi, bisogna difendere la cultura. Io credo che la prima cosa che dobbiamo difendere è la possibilità di stare insieme. L'essere umano ha avuto questa possibilità, stare insieme nel vivere un'esperienza. Insieme siamo più della somma algebrica dei componenti. Io sono da solo oppure sono in tanti, e in tanti è come uno strumento che suona fuori dalla sua custodia, è come ritrovare una cassa armonica e quindi riuscire a vedere un film liberandosi della propria custodia in cui normalmente viviamo, come un violino dentro una custodia. E invece essere liberi di suonare, perché sono gli altri anche che ci fanno suonare. Se vogliamo ridere, ridiamo. E se vogliamo piangere, piangiamo. E questa cosa lo possiamo fare perché siamo tutti riuniti al buio con degli sconosciuti nello stesso luogo a guardare la stessa visione.